E come vi abbiamo anticipato, prima di questa pausa vogliamo parlare di un importante appuntamento. Ormai siamo arrivati alla 15ª edizione, lo abbiamo seguito come Padre Pio TV diversi anni, dal 21 al 24 settembre a Bologna torna il Festival Francescano. Siamo collegati via Skype, lo abbiamo solo audio, purtroppo non video, Padre Dino Dozzi, appunto, direttore del Festival Francescano. Quest'anno il tema è Sogno, Regole, Vita. Buongiorno Padre Dino, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Mentre ci stai parlando, sul nostro schermo scorrono le immagini dei festival francescani degli anni passati, quindi gli stand in piazza, gli incontri, il pubblico, la bellezza appunto di ritrovarsi insieme 3-4 giorni per vivere lo spirito francescano. Io partirei subito dal tema che avete scelto quest'anno, Padre Dino, Sogno, Regole, Sì, Vita. sogno, regole, vita. Abbiamo voluto ricordare anche noi, come un po' tutti nel mondo francescano, l'ottavo centenario della regola di San Francesco. E abbiamo messo questo titolo Sogno, regole, vita. Perché San Francesco aveva il sogno di vivere il Vangelo in modo forte, radicale, però si è reso conto ben presto che sia anche una regola. Ed ecco allora che dal sogno è passato alle regole in vista di una vita evangelica. E noi però pensiamo che questo passaggio dal sogno alle regole alla vita non abbia riguardato solo San Francesco, ma riguardi in certo modo anche ognuno di noi. Ognuno di noi si spera abbia nel cassetto, abbia avuto un sogno, qualche desiderio, no? Vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro. E però servono anche per concretizzare questo sogno delle regole. Allora abbiamo, certo, tratteremo della regola, 800 anni di regola, sarà appunto l'oggetto di un convegno organizzato come quello dell'anno scorso dal professor Dallara. Per illustrare il significato, la storia della regola. Ed è interessante che sarà diviso in due parti questo convegno. La prima parte accademica, storica, e la seconda parte invece attuale, cioè abbiamo chiamato 5 o 6 ragazze e giovani che ci diranno come mai hanno scelto o stanno scegliendo questa regola per la loro vita. Interessante. Padre Dino, due potenti metafore leggo nel manifesto scientifico del festival, vi accompagneranno, accompagneranno chi parteciperà al festival proprio nella declinazione dal sogno alla regola. La prima riguarda il gioco e lo sport, la seconda invece riguarda la città. Che cosa puoi dirci a proposito di queste due declinazioni? Beh, il gioco perché partiamo da un esempio. Se uno sogna di correre i 100 metri in 9 secondi, ha bisogno di tanti allenamenti, di tante regole. Ecco, immediatamente appare evidente il collegamento tra il sogno e la regola, il sogno e la necessità di darsi degli strumenti per arrivare a concretizzare questo sogno. E noi abbiamo invitato molti sportivi che ci diranno, esemplificheranno questo passaggio dal sogno alle regole, come pure
non so, c'è questa Marika Ciaccia che è una influencer, che è una camminatrice che ha pubblicato tanti libri e chiarirà come lo sport l'abbia salvata da una gravissima patologia. Sarà un incoraggiamento anche a mettersi in cammino, no? Passo dopo passo, per non solo sui sentieri di montagna, ma anche sui sentieri della vita, che Esatto. spesso sono in salita, ecco. Beh, gli esempi, appunto, come ha detto lei, esempi di atleti e anche allenatori danno proprio questa, spiegano proprio, danno il senso, di questo, perché il raggiungimento davvero di certi traguardi passa davvero attraverso percorsi educativi e non semplicemente da regole dettate o che vanno imposte. E poi l'altra declinazione è quella della città, come va intesa? Ecco, quella della città. Abbiamo incontrato questa professoressa Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano, che ha scritto anche questo libro molto interessante, Space Maker, cioè la costruzione di spazi umani per il nostro futuro, dove abitare. Ecco, il sogno di spazi umani e umanizzanti anche per le nostre città. E dialogherà Elena Granata con Giovanni Mori, che è un ingegnere e anche attivista di Friday for Future, ingegnere ambientale, divulgatore scientifico, e insieme apriranno queste finestre sul sogno di città vivibili, che mi pare sia poi il sogno anche di ciascuno di noi, Beh, ecco. certo, assolutamente, proprio così. Padre Dino, domani, se non sbaglio, sì, proprio domani a Roma si terrà la conferenza stampa di presentazione. Ci hai dato delle anticipazioni, ecco, degli spunti molto interessanti, su anche, appunto, presenze del festival. E per questa edizione del 2023, come Francescani e come componenti del comitato scientifico del festival, che cosa vorreste per questa edizione 2023, arrivata alla sua 15ª edizione, quasi maggiorenne? Sì, noi vogliamo ritornare in Piazza Maggiore ai grandi numeri del pre-Covid, cioè a superare le 50.000 presenze. Il programma è completo, è di altissimo livello, si sviluppa su tutti i campi, no? Dal francescanesimo, in particolare l'attenzione verrà rivolta ai giovani che sono un po', come dire, il luogo naturale dei sogni, e avremo personaggi importanti come Paolo Crepet, la Michela Marzano, Vittorio Lingiardi, Vittorino Andreoli, che parleranno proprio ai giovani, ma non solo ai giovani, anche ai loro genitori, per vedere di mettere in rapporto i sogni e le regole, perché un po' si va dicendo che i nostri ragazzi non sognano più, si va dicendo che non hanno più un rapporto corretto con le regole, ma è tutto vero questo? Non sarà che noi adulti facciamo troppa fatica a cogliere i loro sogni e il loro modo di rapportarsi con le regole? Dunque, un discorso costruttivo, ecco, sia per i ragazzi sia anche per i genitori. E poi il mondo del lavoro, ecco, è un altro campo dove porteremo in piazza Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio della CEI, che
per i problemi sociali e di lavoro, con Guido Stratta, responsabile del personale di Enel e fondatore dell'Accademia della Gentilezza. Naturalmente ci sarà anche Luigino Bruni. Ecco, e poi il campo delle leggi, cioè sogno, regole. Le leggi rendono possibile la convivenza. Allora Raffaele Cantone ci parlerà dell'anticorruzione, Gherardo Colombo ci parlerà della Costituzione italiana, Livia Turco e Angela Jantoska ricorderanno le 21 donne che parteciparono alla redazione della nostra Costituzione. Ecco, è un programma davvero molto bello, molto variegato, e il nostro desiderio è che davvero questo sforzo di un anno per programmarlo trovi la Piazza Maggiore di Bologna in quei giorni, 21-24 settembre, una piazza piena, ecco. Sicuramente sarà così, Padre Dino, perché il Festival Francescano, e come dicevo in apertura, abbiamo avuto modo di seguirlo diversi anni, è davvero un laboratorio dedicato a persone di età compresa tra gli 0 e i 100 anni, perché c'è lo spazio per i più piccoli, c'è lo spazio per i giovani, c'è lo spazio per gli adulti, c'è lo spazio anche per i nonni. E poi la bellezza è proprio quella di portare questo laboratorio nella piazza, quindi uscire proprio dalle chiese e dai luoghi, ecco, che in qualche modo caratterizzano chi la chiesa la frequenta. Quindi questa è davvero un'intuizione molto molto bella quella che avete avuto per questo festival, per il Festival Francescano, che ricordo dura da 15 anni, ve ne auguriamo altre 1500, Padre Dino. E Ecco. un'altra parte importante, un'altra colonna sono i volontari del Festival Francescano. Spendiamo qualche parola anche per loro. Sì, il Festival Francescano, come dire, ha il suo successo non solo e il suo fondamento non solo nel programma, nelle conferenze, che certo sono un po' la spina dorsale del festival, ma si regge soprattutto sulle relazioni sia all'interno delle varie componenti del francescanesimo, e questa è una delle sue caratteristiche, l'ecumenismo francescano, chiamiamolo così, e poi le centinaia di volontari che sia durante l'anno, sia soprattutto nei giorni del festival, organizzano la piazza con le sedie, i mezzi di comunicazione, l'accoglienza, la vendita dei gadget, le informazioni, eccetera. È il capitale umano che costituisce non solo la community che noi coltiviamo anche durante l'anno con dei webinar, con dei messaggi, eccetera, ma che costituisce uno dei frutti più belli del festival. Ecco, questa fraternity, verrebbe da chiamarla invece di community, per dargli una caratteristica francescana, ecco. Che meraviglia, grazie per la sua presenza, Padre Dino, grazie per le sue parole. E allora basta digitare Festival Francescano su un qualsiasi motore di ricerca e troverete il sito web. E poi, come giustamente diceva Padre Dino, è un lavoro che dura un anno e soprattutto che vi accompagna per tutto l'anno. Quindi poi le giornate di Bologna sono un punto di arrivo, ma oserei anche dire un punto di partenza, perché dal 26 settembre, va, diciamo così, si comincia già a pensare al Festival Francescano dell'anno successivo. Padre Dino, torneremo a sentirci magari anche qualche giorno prima del festival, o come sempre sono date importanti per voi ma anche per noi, perché c'è il 22 e il 23 settembre che è l'anniversario della morte del nostro santo Padre Pio, però sicuramente avremo modo di ritagliare un po' di spazio per collegarci con Bologna con il Festival Francescano. Grazie mille, grazie, auguri, buon lavoro, pace e Grazie, bene.
Grazie, grazie, pace e bene Padre Dino, soprattutto buon lavoro a voi. Domani, ricordiamo, ci sarà la conferenza stampa di presentazione a Roma di questa 15ª edizione del Festival Francescano Sogno, Regole e Vita. E allora, è arrivato il momento di fermarci, ancora qualche istante, di nuovo linea alla regia, pubblicità e poi di nuovo insieme ci collegheremo con Roma, dove proprio oggi sarà assegnato un importante riconoscimento.